laboratorio della Mixology Academy, che è una scuola professionale per barman. Quello che andremo a vedere oggi sarà una miscelazione molecolare di un drink, che è un Aperol Spritz. E il molecolare è una scienza che studia i cambiamenti fisici e chimici che avvengono all'interno di alimenti o di liquidi. In questo caso li andremo a vedere all'interno dei cocktail. E avvengono grazie all'aggiunta di determinati additivi. Abbiamo già preparato del bagno calcico. Abbiamo messo 400 ml di acqua con 2 g di cloruro di calcio e un altro recipiente che contiene appunto solamente acqua, dove andremo poi a sciacquare le sfere. Adesso invece facciamo il preparato con l'Aperol, cioè quello, il preparato base per la sferificazione, che sono 2 once d'Aperol, 0,5 g di alginato di sodio, 0,5 g di alginato di sodio, e andiamo a mixare il tutto. Finito di mixare, lo andiamo a mettere in un recipiente dal quale poi otterremo le sfere. Ora andremo a mettere il liquido in degli stampini particolari che ci aiuteranno a sferificare l'Aperol. E lo andremo ad immergere all'interno del bagno calcico, molto velocemente. E quello che otterremo saranno delle sfere. Con un cucchiaino traforato andiamo a prendere le sfere e le passiamo all'interno dell'acqua, perché il bagno calcico ci lascia un sapore amaro. Quindi le sciacquiamo e sono pronte. Con lo stesso composto andiamo a fare delle altre sfere che rimarranno sul fondo del drink, perché lo abbiamo fatto riposare all'interno del frigo. Quindi l'aria dovuta alla miscelazione sarà sparita e queste nuove sfere non rimarranno più a galla, ma andranno appunto a depositarsi sul fondo. Le togliamo dal bagno calcico, le andiamo a sciacquare all'interno dell'acqua e poi andiamo a preparare il nostro drink. Per creare il nostro drink andremo a versare all'interno del bicchiere il prosecco, al quale andremo ad aggiungere le sfere di Aperol. Cerchiamo di arrivare a metà bicchiere con prosecco. Volendo possiamo aggiungerci anche dell'Aperol, ovviamente non in sfera, per dare meglio il gusto. Aggiungiamo della soda. Come potete notare, abbiamo delle sfere in superficie e delle sfere sul fondo. Le sfere sul fondo le abbiamo ottenute facendo riposare il liquido in frigo, in maniera tale che l'aria sia evaporata, sia andata via. Mentre queste qui sono delle sfere espresse, quindi le sfere espresse tendono a rimanere in superficie. Se volete imparare a fare dei cocktail molecolari, potete venire a trovarci alla Mixology Academy. Ciao!